deve essere pubblicato, quindi sono delle righe nette, e che ho letto l'altro giorno quando mi hanno invitato a Trapani per rievocare questa strage, che era la strage di Pizzo Lungo. L'altro giorno c'è stato il 2 aprile, c'è stato l'anniversario della strage di Pizzo Lungo, mi hanno invitato a Trapani per ricordare questa storia, perché io all'epoca vivevo a Trapani. Mio padre era un ufficiale dei carabinieri che ha fatto servizio a Trapani, e quindi io ho vissuto tutte queste storie, dalla chiesa alla strage del 2 aprile e tante altre storie incredibili. Consentitemi di leggervi questa pagina, che può essere anche spunto di discussione. E ricordo quel 2 aprile dell'85, tutto quel giorno sembrava immerso nella luce. Il botto quella mattina si sentì fino alla città e profanò la quiete in cui essa era sprofondata. Proveniva dalle parti del mare. Subito pensai a qualcosa di consueto, non so, forse a qualcosa di indefinito che ogni tanto si sentiva, ma alla quale non avevo mai dato un'entità precisa. Poco dopo mi dissero che il botto proveniva davvero dalle parti del mare, da Pizzo Lungo, un paio di chilometri da Trapani. Quando cominciai a vedere le auto dei carabinieri uscire dalla caserma e a sentire i rullati delle sirene delle ambulanze, dei vigili del fuoco e della polizia, intuì che era successo qualcosa di grosso. In realtà non era qualcosa di grosso, era una cosa inimmaginabile che andava perfino oltre le parole, non si poteva neanche definire. Mi recai sul posto e vidi una scena che mi sarebbe rimasta impressa per sempre. Una macchia rossa impressa sulla facciata di una casa. Il sangue, ancora grondante, e sparsi per terra tanti pezzi di resti umani. Un dito, un piede, un pezzo di testa mischiati con carcasse di auto, con pezzi di intonaco e di cemento, con schegge di scoglio. Erano resti minuscoli, resti di bambini. Quando mi dissero che quella macchia rossa e quel dito, quel piede, quel pezzo di testa e quei tantissimi pezzi di corpi appartenevano a una madre, Barbarasta si chiamava, e ai suoi due gemelli, Giuseppe e Salvatore di 6 anni, mi sentii smarrito. Non ebbi neanche la forza di biascicare una parola. Mi spiegarono che era stato un attentato. Le vittime predestinate non dovevano essere Barbara, Giuseppe e Salvatore, ma il giudice Carlo Palermo, che a bordo dell'auto blindata seguita dalla scorta era stato superato casualmente dalla macchina degli AST, che aveva fatto da scudo all'auto del magistrato. Ci furono momenti concitati, disperati, di isteria ma anche di commozione collettiva. Fu il primo momento in cui la mafia trapanese si mostrava con un volto diverso. Carlo Palermo era un magistrato scomodo. Fino a qualche mese prima era stato a Trento e casualmente si era imbattuto sulle grandi rotte della droga e delle armi che, partendo dalla Sicilia, transitavano dalla Turchia e da tutto il Medio Oriente. Carlo Palermo scoprì che i proventi di una tangente proveniente da quel commercio avevano come terminale il Partito Socialista Italiano. Scoppiò il putiferio. Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio e segretario del PSI, tuonò contro quel magistrato malato di protagonismo. Carlo Palermo dovette sloggiare in fretta dal capoluogo trentino. Gli fu chiesto di scegliersi la nuova destinazione. Senza tentennamenti rispose Trapani, per continuare l'inchiesta scippata a Trento. Poco tempo prima si era incontrato con Gian Giacomo Ciaccio Montalto, un altro magistrato ucciso un anno prima, e aveva capito che la mafia trapanese giocava un ruolo fondamentale nel traffico internazionale di armi e di droga. Ricordo la sera dell'attentato a Carlo Palermo, la diretta televisiva, in studio gli inviati dei più importanti giornali nazionali, e io in mezzo a loro in qualità di rappresentante della stampa giovanile. E ricordo che quella sera lanciai in diretta l'idea di fondare un coordinamento antimafia. E ricordo il giorno dopo, la gente in piazza, il sindaco Democristiano che dal palco tuonava: a Trapani la mafia non esiste, esistono gravissime infiltrazioni mafiose, ma a Trapani la mafia non esiste.
E perché poi, signor sindaco? Perché cari concittadini, Pizzolungo è in territorio di Erice, non di Trapani. Dunque è a Erice che bisogna cercare la mafia, non a Trapani, ad appena 2 chilometri da Trapani. E ricordo il giorno dopo tutta la stampa nazionale a scrivere: a Trapani la mafia non esiste. Parola di sindaco. E il vignettista Forattini, che ci sguazzò alla grande con una vignetta che uscì sulla prima pagina di Repubblica, in cui il sindaco, raffigurato con una lupara piantata nel sedere, ripeteva: a Trapani la mafia non esiste. Giorni convulsi. Per la prima volta scoprì che la mafia era qualcosa di terribile, che avrebbe potuto coinvolgere chiunque. Il coordinamento antimafia lo facemmo davvero e lo chiamammo 2 aprile, in ricordo del giorno dell'attentato. Perché vi ho letto questa pagina? Proprio per quello che dicevo poc'anzi, che possiamo essere coinvolti tutti. Può essere coinvolto una madre, possono essere coinvolti 2 bambini, può essere coinvolto un medico, ma possono essere coinvolti anche i milioni di tossicodipendenti che ci sono nel mondo, le famiglie dei tossicodipendenti, un'altra tragedia immensa. Noi siciliani ne siamo coinvolti particolarmente, non lo sappiamo, perché quando parliamo di disoccupazione, per esempio, pensiamo che sia un fenomeno casuale, che ci è piombato per virtù dello Spirito Santo, improvvisamente. Non riusciamo a fare il nesso fra il degrado, fra il sottosviluppo della nostra terra e le responsabilità politiche. Ed ecco perché, per esempio, io ho scritto un libro sui giornalisti uccisi in Sicilia, sugli 8 giornalisti uccisi in Sicilia. Il libro si chiama Gli Insabbiati, perché sono stati insabbiati loro assieme alle loro storie. Nel momento in cui un giornalista comincia a fare i nomi dei responsabili del sottosviluppo, del degrado che ci avviluppa, allora a quel punto tocca dei nervi scoperti. La combinazione fatale di cui parlava dalla Chiesa è proprio questa, quella di toccare i nervi scoperti, cioè la politica. La politica come causa dei nostri mali, come causa dei nostri problemi. Il cittadino comune pensa, leggendo i quotidiani, guardando la TV, apprendendo determinate notizie, senza quel necessario approfondimento, senza che queste notizie vengano inserite in un contesto storico ben preciso, senza che si facciano dei nessi ben precisi, pensa che quelle cose avvengono casualmente. Nel momento in cui te ne occupi, succede che prima il potere cerca di avvicinarti, ti lusinga, poi ti isola, se non ci riesci con la lusinga, e viene e ti uccide. Però è necessario che non ti sopprima soltanto fisicamente, è necessario che ti uccida per una seconda volta, come è accaduto ad Attilio Manca. Perché? Perché un giornalista, così come in questo caso un medico, un urologo, anche dopo morto può diventare pericoloso. Attraverso cosa? Attraverso quello che lascia scritto, attraverso i suoi servizi televisivi. Il giornalista è un personaggio popolarissimo e quindi basta leggere le sue inchieste, basta riguardare quello che ha detto anche in TV per capire chi possono essere mandanti e killer di quel delitto. E allora, affinché, per screditare le sue denunce, è necessario screditare la sua figura. Ed ecco allora che, per esempio, un giornalista come Giuseppe Fava, un grande giornalista come Giuseppe Fava, che aveva fatto un giornale, uno dei giornali più belli del dopoguerra, i siciliani, che quel nesso di causa e di effetto faceva capire a tutti che Giuseppe Fava, dicevo, si era separato da poco dalla moglie e allora
si cominciò a dire, cominciò a serpeggiare la notizia che era per una questione di donne, che era stato ucciso per una questione di donne. Ma attenzione, queste notizie non nascono casualmente, nascono dai palazzi di giustizia, nascono perché ci sono determinati magistrati che le propalano e poi c'è chi è pronto a raccoglierle, cioè la stampa o una parte della stampa. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che quando si uccide un personaggio del genere, depositario di un segreto così importante e così destabilizzante per il sistema di potere, è necessario che questo sistema di potere pianifichi quel delitto, che lo faccia apparire come un delitto comune. E allora ecco che Attilio Manca è un tossicodipendente, quindi una cosa è successo casualmente, un suicidio. Peccato che i buchi sono nel braccio sbagliato, per esempio. E qui questa cosa dimostra che a volte i delitti imperfetti li può commettere anche la mafia, e forse non solo la mafia. Forse ci potrebbe essere la zampina di lo zampino di qualche altro elemento, di qualche altra entità. Ecco, è necessario, quando si ammazza un personaggio del genere, che i cani siano attaccati. Noi capiamo, noi siciliani la capiamo la metafora dei cani attaccati, no? Cosa vuol dire? È necessario sapere, quando si pianifica un delitto a tavolino, che quell'inchiesta vada a quel magistrato, che di quel morto ammazzato si occupino determinati giornalisti, che l'autopsia la faccia quel determinato medico legale, eccetera, 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 eccetera. Questo ogni volta mi è capitato di vedere in questi 8 casi dei giornalisti uccisi in Sicilia. Questo, guarda caso, mi è capitato di constatare per il delitto di Attilio Manca. I cani attaccati. E allora, per avere i cani attaccati, un'organizzazione come la mafia, per quanto forte possa essere, non basta. È necessario qualcosa di molto più ramificato e di collegato con entità più potenti, quali possono essere i servizi segreti, quale può essere la politica. Ed è questo il discorso che bisogna fare quando si va nelle scuole, quando si discute con le persone. Perché ognuno di noi, quando sente questi discorsi, come diceva Don Graziano, si pone il problema: ma io cosa posso fare per sconfiggere la mafia? Io che contributo posso dare? Che faccio? L'altro giorno io, per esempio, sono stato invitato in una scuola, al mio paese, provincia di Catania, Belpasso. Ebbene, per tutto il tempo siamo stati a parlare dell'effetto, cioè della mafia del pizzo, il racket, eccetera eccetera. È vero, ma il pizzo, anche il delitto, non è altro che l'effetto. Se qui noi non ci poniamo il problema della causa, e la causa è la politica, se non ci chiediamo i motivi per i quali è stata negata l'autorizzazione all'arresto di Cosentino, se non ci poniamo i motivi per i quali un personaggio come Dell'Utri sta in Parlamento, se non ci poniamo i motivi per i quali Berlusconi ha comandato questo paese, ha governato questo paese per 17 anni, allora noi non usciremo assolutamente fuori. E allora cosa possiamo fare? Io credo che noi possiamo fare una cosa molto semplice, ce l'ha detto Don Graziano, ce l'hanno detto anche gli altri. Innanzitutto dobbiamo cercare, dalla commozione, di passare all'azione, dalla commozione all'azione. C'è una frase molto bella di Elio Vittorini, dello scrittore di Elio Vittorini, il quale diceva: io penso che ogni essere umano non può continuare ad essere soltanto un buon cristiano, deve andare oltre, perché oggi, con i problemi che ci assillano, l'uomo, l'essere umano, è chiamato ad altri compiti, ad altre missioni,
E questi compiti, queste missioni sono nelle nostre famiglie, fra i nostri amici. È quello di trasmettere dei valori come il rispetto dell'individuo, la trasparenza, l'onestà. Pirandello diceva il piacere dell'onestà. Io credo che queste cose bisogna fare. L'onore, il senso dell'onore del quale la mafia impropriamente si è appropriato. Ecco, io credo che dobbiamo cominciare da questo, ma dobbiamo anche cominciare dal voto. Signori, quando andiamo in cabina elettorale non possiamo continuare a dare un voto alle solite persone. Giuseppe Fava diceva: io non vi dico per chi votare, io vi dico di votare per le persone oneste. È da lì che nasce tutto, ed è questo, a mio avviso, che bisogna assolutamente cercare di rompere, questo sistema, perché alla fine un sistema mafioso non ci conviene. Non ci conviene perché, secondo una ricerca del quotidiano Il Sole 24 Ore, si è stabilito che la Sicilia, con le risorse che ha, con il sole, il mare, i beni archeologici, i beni monumentali, la natura, con queste risorse potrebbe essere più ricca come reddito pro capite delle regioni del nord-est d'Italia. E non lo è perché c'è la mafia, che ci avviluppa, perché la mafia non ci fa crescere. Ecco perché è fondamentale che diamo un cambio di rotta alla nostra vita, però dobbiamo cominciare da noi stessi, come diceva Fava, dobbiamo cominciare a fare opposizione a noi stessi, a fare un lavoro di introspezione dentro di noi e a cominciare a non accettare le raccomandazioni del politico. Io credo che da qui si inizia, e poi piano piano penso che possiamo cominciare a parlare di speranza. Vi ringrazio. Grazie Luciano Mirone. Io mi vorrei ricollegare con, mi ha dato l'assist per due osservazioni. L'una, mi ricollego subito con la mafia non ci conviene, basterebbe, potremmo noi campare, dico sempre, con la campa a cavallo, non facendo nulla, soltanto di turismo e di beni archeologici, collegati al turismo, nonché di vento, sole, mare, eccetera. E poi penso a quando nel 2009 il bilancio comunale di Messina spende 1000 euro per i beni culturali all'anno, cioè penso che nemmeno la notte della cultura si spendano 1000 euro. Comunque una piccola osservazione era questa. La seconda è che mi fa piacere che ci siano giornalisti come Luciano Mirone, perché nel caso di Attilio Manca, subito dopo la sua morte, io sono rimasto sconvolto leggendo il libro. Quattro righe precise di questo libro mi hanno sconvolto parecchio, che vi invito a comprare e a leggere. Un giornalista immediatamente scrive: non ci sono dubbi che ci siano terze persone implicate, non c'è nessuna rivelazione di segni sul corpo, cioè in dubbio non c'è stata l'implicazione di terze persone, quindi si è trattato di suicidio alla fine. E io vorrei leggere due righe di Luciano Armani. La mediocrità uccide l'informazione, l'informazione mediocre trucida la democrazia e la superficialità non è compatibile con la categoria dei giornalisti. Le inchieste, le vere inchieste, forse le fanno i giornalisti prima ancora dei magistrati, perché diceva Santo Laganà: noi conosciamo nel caso di Attilio Manca la verità non giuridica, ma conosciamo la verità intellettuale. Pasolini lo diceva. La verità intellettuale è diversa dalla verità storica, o meglio, meglio ancora giuridica. La storica è, mi correggo, la storia è quella intellettuale, mentre la giudiziaria è quella che spesso non emerge, ma che arriverà, un giorno arriverà, come è arrivata per tutti, arriverà anche nel caso di Attilio Manca. Cedo la parola a Luciano Armani, gli abitino l'autore del libro. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio la libreria Pickwick, il Movimento 5 Stelle, i relatori,
e l'uditorio. Faccio tre piccole premesse. Diciamo, Armeni non è uno scrittore, un mafiologo, no? Non è uno studioso del fenomeno della mafia e di tutte le sue ripercussioni politico-sociali. Luciano Armeni, prima di essere un docente che ha la passione della scrittura, è un siciliano. E i siciliani studiano fin dalla loro nascita il fenomeno mafia, siano essi siciliani per bene, siano essi siciliani non per bene, siano essi siciliani colti, menti e raffinati, siano essi siciliani contadini con la loro dose più o meno di sensibilità. E Luciano Armeni si ritrova inconsapevolmente in trincea con la sua piccola dose di sensibilità a proposito di azione, no, contro chi invece la mafia ha fatto un habitus esistenziale, un modello di vita, uno stile, un obiettivo. Un'altra piccola premessa, ritorno un attimo su Barcellona Pozzo di Cotto, che è la città in cui è nato, in cui è cresciuto Attilio Macca, che era nato a San Donato di Piave, che i genitori nella voglia di rientrare in Sicilia poi hanno avuto come ripagato, insomma, questo atroce inferno quotidiano. Se voi oggi veniste, o più tardi, aveste voglia di andare a Barcellona Pozzo di Cotto, vedreste in alcuni punti nevralgici della città di Barcellona Pozzo di Cotto, tra l'altro abitata da persone per bene, molte, vedreste delle lenzuola bianche appese, quasi un bigliettino da visita al visitatore, con la scritta: Barcellona può rinascere, adesso tocca a noi. 10 aprile, ancora sono là, 2012. Capite bene che non è uno slogan che viene lanciato alla locale squadra di calcio o di basket, ma è lo slogan che una parte della società civile di Barcellona Pozzo di Cotto lancia al resto della popolazione dopo alcuni arresti eccellenti di alcuni boss mafiosi. Per darvi un'idea di quello che sto dicendo, a Barcellona Pozzo di Cotto dal 1982 al 1993, un decennio, e quindi non riporto i dati dell'altro decennio fino ai giorni nostri, nei 100 chilometri che si snodano lungo la costa tirrenica, tra lupare bianche e omicidi, ci sono stati circa 100 morti, con un rapporto di un morto a chilometro. Dice bene l'amico Mazzeo. E ancora, Barcellona Pozzo di Cotto, come è stato detto, ha fornito il telecomando per la strage di Capaci. A Barcellona Pozzo di Cotto hanno avuto la latitanza dorata, oltre che Bernardo Provenzano, Nitto Santa Paola. Una recente commissione prefettizia inviata al comune di Barcellona Pozzo di Cotto per accertare eventuali nessi tra Barcellona e la mafia in generale ha stabilito che Barcellona Pozzo di Cotto è il crocevia, lo snodo nevralgico degli interessi della mafia palermitana con quelli catanesi, che portano fino alla lontana Milano con inquietanti operazioni finanziarie illegali. Barcellona Pozzo di Cotto è al centro internazionale del traffico di armi. A Barcellona Pozzo di Cotto, no? Passa per Barcellona Pozzo di Cotto l'omicidio di Ilaria Alpi, la giornalista di Catania uccisa a Mogadiscio. Di Barcellona Pozzo di Cotto e Attilio Manca. E a proposito, una cosa che era sfuggita prima a Luca, c'era stato un pentito che aveva detto qualche anno fa, un pentito Pastoia, che Bernardo Provenzano era stato visitato da un urologo siciliano, e poi il pentito Pastoia è morto, non suicida, ma suicidato in carcere un mese dopo. L'ultima piccola premessa. Si parlava di Pasolini. Io come scrittore non ho la pretesa, appunto parafrasando Pasolini, di sapere tutto ciò che scrivo, di immaginare tutto ciò che non si scrive o che si tace, o di rimettere, come dire, i pezzi del puzzle insieme, di riportare la logica laddove regna il caos. No, assolutamente, io con questo libro ho voluto dare un minimo di conforto ad una famiglia che ha fatto del dolore, dico sempre, una spina che porta giornalmente senza scomporsi. Un libro come amplificatore al silenzio degli invisibili, e poi ritornerò su questa frase, il silenzio degli invisibili.
Come ho conosciuto Attilio Manta? Molti anni fa, correva l'anno 2006, ero un docente, mi sono ritrovato ad un incontro sulla legalità per i ragazzi della scuola. Era maggio, voi immaginate, fine maggio, i ragazzi ormai in festa per l'estate alle porte e lontani con i loro pensieri dal mondo della crudeltà degli adulti. Quella storia era raccontata da Gianluca Manca, l'avvocato Gianluca Manca, quindi dopo 2 anni l'uccisione di tuo fratello, 2006, e parlava di un uomo, dottor Attilio Manca. Dottor Attilio Manca, che io immagino in questo momento dimorare in maniera lacrimata, non compiaciuta, nel suo al di là. Bene, quel giorno ha cambiato la mia vita. Quel giorno la mia umana visione delle umane cose si è capovolta. Ho capito che non c'era soltanto in questo mondo qualcosa di orrendo, ma questo esserci l'orrendo era anche molto vicino a casa mia. Io abito sui Nebrodi, di Galate Camertino, a Barcellona, Pozzo di Gotto. Vedete, la storia di Attilio Manca è una storia che innesca nella nostra quotidianità, fatta più o meno di momenti superabili, bui, eccetera, innesca irrequietezza e troppo efferrata. Perché, credetemi, le storie di mafia ne abbiamo ascoltate tante, tutte tragiche, ma questa di Attilio, che ha anche un altro parallelismo, a proposito di parallelismo, adesso ci ritornerò, veramente innesca irrequietezza. E ancora la cosa più difficile di uno scrittore, oltre che scrivere un libro, è parlare del libro che ha scritto. Perché lo scrittore ha una convinzione molto semplice, quella di abbandonare il libro al lettore, appunto nella convinzione che sia il lettore poi a trovare nella sua mente, nella sua immaginazione, nuove chiavi di lettura, nuovi percorsi della sua fantasia diversi da quelli dell'autore. Bene, la storia di Attilio Manca non lascia volare la fantasia. La storia di Attilio Manca, per quello che già avete appreso, no, è la realtà chiara, nitida, purtroppo ancora storica, intellettuale, a inseguire il nostro amico lettore, il quale dinanzi a questa storia paradossale non si ritrova, dico sempre, ad avere, come dire, gli strumenti intellettuali per potersi difendere da questa storia, scappa fin quando poi la realtà lo raggiunge. Chi è Attilio Manca? Attilio Manca, la storia di Attilio Manca è la storia di un giovane ragazzo che, suo malgrado, entrato a far parte di quello che ormai insiede nel patrimonio storico genetico dei siciliani, Mattanza, a cui abbiamo aggiunto, caro Luciano, ormai l'aggettivo, l'attributo di granitica. La storia di Attilio Manca è la storia di quel processo di mattanza continua, un attributo granitico continuo, è la storia di quel processo di disumanizzazione che è in corso ancora nella nostra isola e che ha visto alla categoria dei magistrati Falcone, Borsellino, quella dei giornalisti da Cosimo Cristina a Beppe Alfano, a quella dei giovani più o meno testimoni scomodi, oppure ancora dei poliziotti, Nina Agostino. Bene, adesso ha visto anche la storia, la categoria, questo processo di mattanza continua dei medici, in quelli che Luciano Mirone nel suo libro L'Insalvati a volte definisce numeri da genocidio etnico. Molti sono gli spunti per parlare della storia di Attilio Manca. Innanzitutto la vita di un giovane urologo distrutta e la sua dignità infangata, l'esistenza di una famiglia per bene come tante è deflagrata per sempre. Attilio Manca era un bravo urologo, un crimine alla civiltà compiuto. L'intelligenza, e mi riferisco al processo, di una nazione offesa. E ancora l'oggettività, che dico sempre è una categoria universale che dovrebbe valere per tutti, eccetto per qualche procuratore della Repubblica di Viterbo, che ci viene appunto mortificata dalla stessa tracotanza e insolenza del procuratore della Repubblica che ci vuole fare passare questa storia come suicidio. E ancora, è stato detto anche prima, la storia di Attilio Manca funge da una come una insostituibile lezione di vita, cioè il bene è costretto dal male ad entrare in scena e a recitare un copione sgradito, inconsapevole, incorreggibile di morte. E questo, attenzione, non era successo solo a Attilio Manca, era successo già
ne ha accennato Luciano, una piccola ragazzina che si è trovata in ginocchio nel buio della notte in difesa, con le mani a proteggersi il viso davanti a due canne di lupara fumante, senza sapere il perché, grazie alla campagna. Era successo a un giovane, oltre che alla madre delle gemelline di Trapani, era successo anche a un altro giovane, il quale si è trovato appagato, anzi con lo scempio fisico del suo corpo, no? Perché si era trovato nel posto sbagliato, nell'ora sbagliata, a Niscemi, è successo a Attilio Manca. Attilio Manca, prima di essere un uomo, una brava eccellenza medica che stava cavalcando la sua vita, era un figlio e un fratello, che aveva con i suoi genitori un rapporto bello, amorevolmente forte, fatto di continue telefonate, che da Viterbo cercavano di colmare il vuoto che la distanza appunto geografica, come dire, comportava. Attilio Manca, che qualche giorno prima di morire, 3 giorni prima di morire, aveva telefonato alla madre dicendo: mamma, vorrei costruire o acquistare una casa. Voi immaginate che la costruzione strutturale di una casa, no, è connessa a una costruzione esistenziale della vita di una persona. È tutto là. Mai si poteva immaginare che da quella telefonata, 2 giorni dopo, Attilio Manca, in un momento di lucida follia, si iniettasse nell'avambraccio sinistro, lui che era un mancino radicale, un mix di diazepam, che è il principio attivo del sedativo Tranquirit, dell'alcol e dell'eroina. Si sarebbe poi da solo fracassato il setto nasale, e questo non lo dice Luciano Ormelli, ma lo dice la prima relazione di quel medico del 118 che per primo giunse sul luogo del delitto e in tutta onestà, in tutta professionalità, appunto, redige questa relazione, quindi deviazione del setto nasale, e chimosi dappertutto. Poi il buon Attilio Manca avrebbe riposto con cura queste siringhe, sempre iniettate nell'avambraccio sinistro, con i tappi salva ago nell'apposito cestino. Dopo ancora, come recita una seconda autopsia, avrebbe cenato, un'autopsia già che non riscontra le chimosi della prima, guarda caso, già l'ombra e i poteri forti erano entrati nel circuito, e infine sarebbe morto. Al dottor Attilio Manca una ricostruzione giuridica processuale di questo tipo non può essere data. Ad una famiglia per bene che sta lottando da 10 anni circa senza scomporsi, dico sempre, una ricostruzione giuridica di questo tipo non può essere data. A un popolo che si ritenga civile, una ricostruzione giuridica di questo tipo non può essere data, e tantomeno il popolo civile la può fare propria, perché io dico sempre, se la verità processuale non dovesse mai uscire fuori in questa inquietante storia della nostra provincia, io dico sempre che, pensando ad Attilio Manca nei nostri momenti di serena quotidianità, forse un senso di colpa, Gianluca, ce lo portiamo tutti. Dicevo, il libro nasce come voce di questo meridione che paga giornalmente il prezzo salato di queste ingiustizie. Vuole dare una rivitalizzata, ecco, solidarietà a questa famiglia che da anni, io immagino, una famiglia per bene isolata, anche inizialmente dalle TV nazionali, che puntualmente venivano a Barcellona, a Pozzo di Gotto, a fare le riprese, parlo della RAI, parlo del TG5, con tutti i giornalisti, e dopo aver montato il, diciamo, servizio, mai si è visto in televisione il servizio appunto girato. Dicevo, questa famiglia, che io immagino una piccola canoa, no, che da 8 lunghissimi anni cerca di remare contromano dentro le rapide di una cascata alimentata dalle acque della perfidia, dall'insolenza, dalla tracotanza del genere umano. Attenzione, parlavo all'inizio di il libro come amplificatore del silenzio degli invisibili. Perché invisibili? Perché c'è qualcuno che vorrebbe che questa famiglia avesse un dolore lacrimato. Nel momento in cui
a Casamanca, puntualmente, si ritrova nel giardino di casa, si ritrovano nei giardini di casa delle sostanze tossiche, e attenzione, questo non lo dice Luciano Armelli, lo dicono i carabinieri speciali che vengono chiamati puntualmente da Messina con le loro apparecchiature che registrano appunto la tossicità nel giardino di casa Manca, i quali, appunto i signori Manca, sono costretti per qualche giorno ad allontanarsi da casa per poi rientrare. Il libro, ho scritto una frase di Seneca. Seneca dice più di 2000 anni fa: il male prodotto dall'uomo all'uomo scoppia all'improvviso, e tanto più è vicino questo male, tanto meglio si nasconde. Che significa? Che qui siamo meno dei 100 passi, qua la distanza è di poche decine di metri, nel momento in cui Attilio Manca, nel frequentare per la sua indole, diciamo, di umanità, di serenità, di forse poca malizia, alcune persone, ecco, nella sua, diciamo, cerchia relazionale familiare, bene, non si era reso conto che questo male che gli era prodotto dall'uomo era tanto potente, tanto vicino. Alla fine c'era forse proprio il boia all'interno di questa cerchia relazionale. Dico che le organizzazioni criminali, abbiamo detto, attecchiscono laddove c'è miseria di uomini, miseria di idee. Cos'è l'unica cosa che non possono comprare le organizzazioni criminali? La cultura. Cultura non intesa nel senso di nozionismo, intesa come costruzione di un personale ferrato, senso critico e visione, diciamo, indipendente delle umane cose. Allora concludo dicendo che se la cultura fino adesso ci è costata molto, e non in termini economici, ma in termini di, diciamo, partecipazione anche delle nuove generazioni al loro processo di costruzione di senso critico, è indiscutibile, e l'ennesima storia inquietante e la morte di Attilio Manca lo testimonia, che la sottocultura ci sta costando, come la mafia in Sicilia, molto di più. Grazie. Grazie a Luciano Armelli. Io direi che possiamo iniziare con le domande, con le riflessioni, se qualcuno ha da farne. Io ne vorrei porgere una per iniziare a Luca. A che punto è la vicenda giudiziaria oggi? E ti vorrei anche chiedere se è Barcellona che sta a Messina o Messina che sta a Barcellona. Grazie. Allora, la vicenda giudiziaria è al punto di partenza, siamo ancora nella fase delle indagini preliminari. E l'unico risvolto, diciamo, che si è avuto è quello che finalmente le siringhe che sono state trovate nell'appartamento di Viterbo di Attilio sono state analizzate dai RIS qualche settimana fa, hanno depositato anche le motivazioni. Quindi dopo 8 anni finalmente le siringhe sono state analizzate e sapremo da qui a breve cosa c'è nel loro interno. Per quanto riguarda invece, inoltre, sempre riconnettendomi alla fase delle indagini preliminari, è da dire che il pubblico ministero, il dottor Renzo Petroselli, attualmente risulta essere invischiato, il pubblico ministero che si occupa del caso di Attilio, risulta essere invischiato per rivelazioni di atti d'ufficio in una vicenda che porta il nome di Sanitopoli, nel senso che un giornale di Viterbo ha riportato la notizia che il pubblico ministero ha svelato a dei dottori coinvolti in un'indagine particolare di malaffare sanitario e svelava proprio segreti d'ufficio, e quindi attualmente risulta essere diciamo un inquisito per questa vicenda. Quindi gioco forza vuole che, così come abbia rivelato dei segreti d'ufficio per un'inchiesta normale, tra virgolette, come può essere quella della sanità, sicuramente bisogna anche riflettere su cosa abbia potuto elargire a terzi per quanto riguarda una vicenda più grossa come quella del caso di Attilio Manca. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, è da dire che il procuratore della direzione distrettuale antimafia Lo Forte ha posto un nesso
un parallelismo in termini di interessi economici e giuridici mafiosi, ponendo un parallelismo tra Palermo e Messina, nel senso che così come Corleone stava sempre per termini economici e giuridici a Palermo, adesso Barcellona Pozzo di Gotto sta a Messina. Non dimentichiamoci che c'è più di un nesso, perché mentre il sindaco di Palermo all'epoca era originario di Corleone ed era Ciancimino, oggi abbiamo anche un sindaco a Messina che però non è né nato né è cresciuto a Messina e che non è certamente messinese, è un messinese d'adozione che è Buzzanca, che è nato e cresciuto e vissuto a Barcellona Pozzo di Gotto. Grazie per la chiarissima risposta di Gianluca Manca. Qualcuno vuole chiedere qualcosa, qualcuno vuole fare una domanda, osservare? Non siete timidi. Ci saranno altre date di presentazione del libro, altri luoghi? È lunedì a Sinagra. Barcellona? Già è stata fatta. Viterbo? Viterbo no, ancora non è stata fatta. No, si farà. Grazie. Forza, qualche altra domanda? Non vergognatevi. Ok, perfetto. No, volevo solo ringraziare. Perché da una vita studio, tra uno mafioso, anch'io sono stata insegnante, da qualche mese sono in pensione, e insieme alle lezioni di storia una parte era dedicata alla storia della Sicilia e al termine mafioso. Quindi vi ringrazio delle vostre testimonianze di questa sera, perché sono molto emozionata e commossa, quanto sono importanti. E mi auguro, ecco, riallacciandomi alla domanda del signore Procere, che è la posta in precedenza, che questo discorso e questi problemi vengano sempre più manifestati all'insieme della popolazione messinese e italiana in genere. Perché, per esempio, io in questo caso, anche se studiamo da molto tempo questi fenomeni, però ecco, quello che mi è rimasto impresso è vedere la signora Manca qualche anno fa al palazzo, al comune di Messina, appunto, e poi sono delle cose che in questo modo toccano da vicino. E a proposito di questo mi ricordo appunto come una mia collega, sempre di storia e filosofia, ci aveva con me perché facevo perdere tempo con un fenomeno vecchio ormai della mafia. La collega era di origine di un paesino dell'Argentina e quando poi hanno ucciso il giudice Saetta e suo figlio, lei che mi prendeva in giro in sala insegnanti con queste, perché io ero fissata, diciamo, questi problemi, mi tenne mezz'ora in piedi a parlarmi di quest'uomo e di quello che rappresentava, perché era un uomo che era molto importante, ma nessuno sapeva della sua importanza e delle cose che trattava Palermo fino a quando non era stato ucciso. Quindi ecco perché è meritevole quello che voi avete fatto e quello che ha scritto quel signore molto giovane, complimenti, perché ecco, io penso che queste cose debbano essere tenute vive nella società, solo così si può dare coraggio a tanta gente che magari rischia di chiedersi che cosa faccio. Ecco, io mi ricordo, e quello che ho scritto, di Giuseppe Paoli, quando è stato ucciso. E mi ricordo di come in un convegno che avevo organizzato a Giordini, no, è venuto
Orioles, e come c'erano persone molto importanti e che mi avevano aiutato molto nell'allestire questo convegno. Ma Orioles, che ha pianto, ha toccato il cuore dei ragazzi e li ha toccati in modo che i ragazzi partivano da Taormina per partecipare ai siciliani giovani. Uno una volta è stato anche incidentato, mi ha detto che a Catania guidavano in un modo strano. Quindi ecco, io vi ringrazio e spero che ci siano molte occasioni per far parlare i messinesi di questo che è un grave problema. Grazie. Grazie alla professoressa. Qualcuno vuole prendere la parola? Salve, vorrei fare quella che potrebbe sembrare un po' una provocazione, ovvero fino ad oggi i grandi risultati non prodotti da mafia sono stati ottenuti con la repressione, con una forte repressione. In particolare si ricorda i risultati ottenuti da Mori, famoso prefetto di Ferro, e Mussolini, primo fascista. A tal proposito, è così sbagliato pensare a una pena di morte per i reati di stampo mafioso? Non sono assolutamente favorevole alla pena di morte, che la vita è sacrosanta dall'inizio fino alla fine. Anche la vita mafiosa è preziosa perché è dono di Dio, quindi rispondo come uomo di chiesa innanzitutto. Poi io credo che Davide, mannaggia te, io credo che nella vita di ciascuno ci possa essere sempre una possibilità nuova. Allora, se qualcuno sbaglia e si ravvede, può ricominciare da capo. Noi forse siamo tra quelli che sbagliamo tante volte, no? Perché facciamo finta di non vedere, di non sentire, di non capire. Però ricominciamo a ragguagliarci prima noi. Poi questi qui che fanno cose troppo grosse, se pure dovessero arrivare a cambiare, speriamo, potrebbero portare tanto di quel bene che hanno sottratto fino ad oggi. Quindi comunque rimango favorevole alla pena di morte. Il problema mafioso è nella testa, e allora è nella cultura, è nella conoscenza, è nella mentalità, è nell'atteggiamento. Allora, se si parla, se ci si guarda in faccia, se si conoscono i fatti, se si guarda con coscienza le cose, piano piano uno può vedere le cose diverse, può vederle cambiarsi nel tempo, no? Forse questo è più utile che non una semplice pena di morte, anche perché dovremmo mandare a morte tutti quanti i mafiosi, ma saremo poi noi mafiosi, che a quel punto agiremo un problema, un potere al contrario. Quindi saremo anche negli illeciti. Se posso, vorrei aggiungere qualcosa. Io sono il presidente dell'Associazione Antimafia d'Italia. Conoscete l'Italia? Qualcuno ha mai sentito parlare di l'Italia? L'Italia è una ragazza di Partanno, provincia di Trapani, che a 16 anni si ribella alla mafia, laddove la mafia era suo padre, suo fratello e in un certo senso sua madre. Quindi questa ribellione avviene quando non c'era Facebook, quando non c'era internet, quando non c'erano i telefonini, 1991. Ha scritto un diario, aveva un diario in cui scriveva tante cose. Fra le tante cose che ha scritto, ce n'è una che risponde alla tua domanda. E dice, si rivolge ai giovani, ai ragazzi della sua età, e dice, dite ai ragazzi che vivono nella mafia che esiste un mondo migliore fuori. E quindi portateli fuori da lì. E allora, quello che il compito di tutti noi, e poi quello che noi diciamo quando andiamo nelle scuole, quando parliamo con i ragazzi, perché vedete, non c'è cosa peggiore che andare a parlare con i ragazzi e mettersi al di qua della cattedra e dici devi fare questo, devi fare questo, devi fare quell'altro. La cosa è relazionarsi con i ragazzi. Spesso siamo noi che impariamo dai ragazzi, non siamo noi a dire a loro cosa devono fare, le loro domande ci danno delle... Allora, quello che diciamo ai ragazzi è questo, che
E se fra di loro sanno che c'è una persona che vive in un contesto mafioso, un ragazzo, un amico, che vive in un contesto mafioso, non devono abbandonarlo, non devono, spesso non devono anche ascoltare il loro padre e la loro madre che dice: oh, con quello non frequentare. Perché è questo che si fa di solito, no? Devono avere il coraggio di portarlo dall'altra parte. Ogni mafioso portato dall'altra parte è una vittoria di tutti. Poi, con la pena di morte, la mafia si rigenera. Ieri sentivo, ieri hanno trasmesso Dracula alla sette, la cosa della Guzzanti, che peraltro intervistava un giudice, Macri, il quale diceva: in questo momento, paradossalmente, mentre la magistratura, le forze dell'ordine stanno avendo dei successi notevoli, non è un paradosso, però proprio in questo momento la mafia e il malaffare in generale stanno vivendo un nuovo, tra virgolette, risorgimento. Cioè, perché si rigenerano? C'è un testimone di giustizia calabrese, si chiama Verano Saffioti, è un imprenditore che è stato estorto e ha deciso di rimanere in Calabria, di non andare al servizio di protezione, che dice che la mafia è come il radicchio. Cioè, quando si estrae, ne cresce un altro. Quindi la repressione ci vuole, ma non è sufficiente, lo diceva anche Paolo Borsellino. Luciano Mirone voleva aggiungere. Io volevo rispondere a Davide, nel senso che in realtà io quando incontro spesso, incontro anche mio cugino Ugo, incontro anche altri indagati che riguardano, che sono coinvolti nell'omicidio di mio fratello, sono 6 gli indagati, di cui 5 sono di Barcellona Pozzo di Cotto. Ma non ho mai pensato minimamente, fin dal primo momento in cui ho saputo che Sartile è stato ucciso, di vederli morti. Ma è troppo facile, perché morendo, comunque uccidendoli, finirebbe la loro sofferenza. Io parlo da cittadino, non parlo da prete, da parroco. E io penso che, secondo me, l'espiazione sarebbe quella di vivere la loro vita. Cioè, devono continuare a vivere, magari anche con il fiato sul collo mio e dei miei familiari. E allora fino alla fine avranno questo fiato sul collo, e non so se sarà bello o semplice, ma non solo per gli indagati, anche per chi sta sopra di loro più in là e occupa anche qui a Messina poltrone sporche di sangue. Davide, io credo che tu sia riuscito nell'intento, cioè quello di fare una domanda provocatoria, dato che sono state già 3 persone che hanno risposto e qui no, 4, non so se riusciamo a dire poi qualcosa. Allora, io penso questo, io penso che se questa società si definisce cristiana, tutto questo è incompatibile con la pena di morte, perché nel momento in cui noi ci definiamo cristiani, siamo incompatibili con l'uccisione di altri esseri umani, siano essi mafiosi o meno. Però io ti voglio dire anche un'altra cosa, io credo che non è con la pena di morte che si risolve il problema, cioè voglio andare nel pratico. Negli Stati Uniti c'è la pena di morte, c'è la pena di morte in altri stati, ma non hanno risolto granché il problema dei delitti, dei serial killer, eccetera. Io credo invece che il problema della mafia vada affrontato in altro modo, vada affrontato attraverso l'educazione, vada affrontato innanzitutto attraverso la scuola. Ora, per esempio, quando il ministro Maroni ci viene a raccontare la barzelletta, perché secondo me ovviamente quindi è un fatto assolutamente soggettivo, che il governo Berlusconi ha assestato dei colpi fortissimi alla mafia, innanzitutto dobbiamo porci il problema che i latitanti vengono arrestati dalla polizia, dai carabinieri e dalla magistratura e dalla guardia di finanza, prima cosa. Seconda cosa, faccio un piccolo esempio. Nelle nostre grandi città, mi riferisco a Catania, Palermo, Napoli, forse anche Messina, ci sono quartieri che sono assolutamente quartieri dormitori, dove a 12 anni si fa il primo furto, a 14 anni si spaccia, a 16 anni si fa la prima rapina, a 18 anni si fa il primo omicidio.
Quindi io mi pongo la domanda: a un Riina che viene arrestato, un Provenzano che viene arrestato, a un Santa Paola che viene arrestato, ce ne saranno altri 10 pronti a sostituirvi. Perché? Perché evidentemente ci sono le cosiddette agenzie educative che evidentemente non hanno fatto il loro dovere fino in fondo. Quando il governo ci dice ha conseguito successi straordinari contro la mafia e poi toglie i finanziamenti, le risorse per le scuole pubbliche, facendo un atto assolutamente criminale, è un atto di una, come posso dire, di un'assurdità incredibile. Quello secondo me è il momento in cui, a questo poi aggiungi anche l'informazione, cioè tutti questi programmi che ci stanno assolutamente rinvecchiando, e il gioco è fatto. Io Don Graziano non me ne voglia, perché ho grandissima stima verso molti sacerdoti delle parrocchie, dei periferia, fanno un lavoro straordinario, sacerdoti come lui. Però io ho qualche riserva nei confronti del Vaticano, degli alti vertici del Vaticano, dei vertici del Vaticano. A me è piaciuta moltissimo l'omelia che ha fatto Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi contro la mafia, però ahimè l'ho visto come un fatto isolato. Io credo che se la Chiesa, parlo della Chiesa però, parlo del Papa, se ogni, non dico ogni domenica, però spesso facesse un'omelia, non solo contro la mafia che spara, ma contro i politici che colludono con la mafia, allora credo che molte persone non darebbero il voto a questa gente. È proprio perché c'è questa sorta di silenzio, questa indifferenza che a volte può essere scambiata per complicità. Il Vaticano ci deve spiegare, per esempio, perché il capo della banda della Magliana, De Pedis, è seppellito nella parrocchia, nella basilica di Santa Apollinare. E queste sono cose che, contraddizioni, la storia del cardinale Marcinkus, eccetera. Ripeto, io ho grandissima stima, fiducia nei confronti di questi eroi che operano nelle periferie. Però se non c'è un'omogeneità di azione nei confronti di tutto ciò di cui abbiamo parlato stasera, non ne verremo a capo. Per esempio, un'altra storia che io sento dire spesso è, da parte della Chiesa, dobbiamo ricominciare dalla famiglia. Bene, sono assolutamente d'accordo, ma io credo che sia un concetto scontato. È chiaro che dobbiamo partire dalla famiglia, però chi non ha la fortuna di averlo una famiglia, che fa? E allora io credo che bisogna ripartire dalla famiglia, ma bisogna ripartire dallo stato sociale, bisogna partire da un concetto della solidarietà nei confronti degli altri, nei confronti di chi non può permettersi di andare a scuola, che deve essere più forte probabilmente. Ecco, io tutto questo francamente non lo vedo, né da parte della politica, né da parte di una parte della Chiesa, dei vertici della Chiesa. Grazie Luciano Mironi. Io volevo citare semplicemente una frase di Gandhi che dice: occhio per occhio il mondo diventa sciago. Probabilmente con la vendetta, col seme della vendetta non può crescere nulla, non dà nemmeno la pace, neppure i familiari. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Oppure io direi di chiudere l'incontro. Ringrazio tutti quanti. Certo. Se mi è consentito, rompendo un po' la cosa, vorrei fare uno spot pubblicitario. No, in che senso? No, uno spot, sto scherzando ovviamente. Voglio dirvi questo: esiste un posto anche, non parliamo solo di cose brutte, parliamo anche di cose belle. È un posto dove si può entrare liberamente, non si paga per entrare, si può andare quando si vuole, in particolare in certe occasioni. Si trova a Milazzo, malgrado ci siano tante altre cose brutte, a Milazzo c'è una bella, ed è